Questo sinodo ci porta alla ricchezza, ma anche alla sfida, di una Chiesa sempre più plurale nella sua Costituzione e allo stesso tempo che si sforza e cammina in uno spirito di unità. Ci stiamo chiedendo come fare in modo che la Chiesa abbia allo stesso tempo un volto amazzonico e una pienezza di partecipazione, naturalmente, nella Chiesa universale. E questo non è sempre facile, però vediamo che gli spazi lasciati ai popoli indigeni, alle donne e all'appello della Madre Terra che ci viene dall'Amazzonia sono spazi che stanno aprendo porte nuove perché la Chiesa si apra a queste sfide nuove. Quindi la primissima aspettativa è che il Sinodo riesca a fare il ponte con tutto ciò che è stato detto. E poi appunto che non consideriamo che tutto finisce domenica, anzi tutto inizia domenica, quando avremo la sfida di riportare, e speriamo molto anche nell'esortazione apostolica di Papa Francesco, un messaggio chiaro e ricostruirlo e consolidarlo nelle nostre terre dell'Amazzonia. Molto di quello che si può fare, tra l'altro, non ha bisogno di attendere il sinodo. La Chiesa in Amazzonia sta maturando e anche questo processo di ascolto ha messo in evidenza azioni, intuizioni, organizzazioni pastorali che possiamo già, con tutta la legittimità e con tutta la ricchezza, mettere in atto. Quindi tornare vuol dire rimettere le mani nella pasta e mettersi al lavoro con forza e decisione per costruire la Chiesa che Francesco ci sta chiedendo di promuovere.